Dopo l'uscita di Pokémon Spada e Scudo, che al di là delle opinioni personali che si possono avere, di certo non hanno convinto come dovevano l'intera community Pokémon, c'è una domanda che riecheggia in tutti gli anfratti del fandom. E adesso? Chiediamoci: a me Pokémon Spada e Pokémon Scudo è piaciuto e sta piacendo tuttora che lo sto giocando nel post-game, ma le discussioni che questi titoli hanno creato testimoniano un dato oggettivo. I giochi, nel complesso, non si può dire che abbiano convinto, e la naturale proiezione di tutti noi ormai è verso il futuro. Ecco, in questo episodio di Bruciapelo vorrei mettere a punto un paio di questioni riguardo ai titoli di ottava generazione per provare a dare poi uno sguardo critico ad uno scoglio che Pokémon dovrà necessariamente superare, ossia quello dei remake di Diamante e Perla. Ora, il vero difetto di Pokémon Spada e Scudo, è inutile girarci attorno, è la grafica. Una grafica mediocre non solo rispetto alla concorrenza, che personalmente non conosco nemmeno troppo bene, ma anche rispetto a se stessa, con delle oscillazioni di qualità e cura nelle texture e nelle animazioni che sinceramente danno molto più fastidio della mediocrità in sé. Il cut content trovo invece che sia un problema tutto sommato relativo e per certi versi anche soggettivo. Si è sottratto molto al PvE e aggiunto tanto al PvP, una scelta che sicuramente può non entusiasmare, ma si tratta anche di differenti campi in cui è stata allocata una certa quantità di forza lavoro. Insomma, credo che si tratti di discorsi molto meno concreti e più da relegare alla sfera soggettiva. Ciò che invece è concreto è il primo problema, ma non solo. È anche concreto, e questo vuole essere il punto cardine di questo video, lo step grafico che Pokémon ha compiuto. Mi spiego meglio per evitare di essere flammato. Per quanto le texture di Pokémon Let's Go possano essere nel complesso addirittura migliori di quelle di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, per quanto gli sfondi background possano essere più dettagliati, per quanto la grafica dei giochi di ottava generazione possa essere mediocre, dalla loro hanno comunque la creazione di un open world e la installazione di una camera mobile. Non si è trattato in questo caso di migliorare la grafica, che anzi forse da un punto di vista meramente tecnico è anche peggiorata, ma di cambiarne la struttura. Chiariamoci ancora di più per evitare fraintendimenti: Pokémon cambia e lo fa barcollando, lo fa con texture pietose, lo fa in un open world non così grande, eccetera eccetera, tutte cose che abbiamo già sentito e che sono oggettive. Ma è innegabile che, pur in maniera claudicante, Pokémon uno step lo abbia fatto. E non siamo qui in questo momento a giudicare la qualità di questo step, ma la sua realtà effettiva, che è oggettivo tanto quanto il dato qualitativo negativo. Ed era uno step che tutto sommato, per creare un gioco di qualità, non era necessario, come del resto non fu necessario ai tempi di Pokémon X e Y passare da un 2D a un 3D. Semplicemente è stato fatto per creare dei giochi che cercassero di stare al passo, non riuscendoci benissimo, con le grafiche moderne, e verosimilmente anche per prestarsi a degli acquirenti più giovani. E questo, ci tengo a specificarlo ancora, è un fatto. Pokémon Spada e Pokémon Scudo saranno la base per i giochi futuri, ricevendo il testimone che in passato fu di Pokémon X e Y con 3DS. Ed eccoci allora giunti al punto cardine. Così come da X e Y era impossibile tornare indietro, sarebbe infatti assurdo ad oggi riproporre un gioco in 2D dopo essere passati al 3D, allo stesso modo ho la sensazione che Pokémon Spada e Scudo rappresentino uno spartiacque per quanto riguarda l'open world e la camera fissa. Dopo aver proposto un'esperienza Pokémon con terre selvagge e la camera mobile che ci permette di vivere un'esperienza Pokémon totalmente diversa e a mio avviso molto gradevole con l'ambiente che ci circonda, ritengo sia davvero una forzatura ritornare indietro. Sarebbe davvero un regresso desueto a questo punto. Capirete che, vista in quest'ottica, ciò ha delle ripercussioni importanti sui giochi futuri e più in particolare sui remake di giochi precedenti che dovranno tentare di adattarsi. Ancora più in particolare, visto che si parla di loro, mi riferisco ai remake di Diamante e Perla. Diciamola per via diretta: ora che Pokémon si è approcciato all'open world a Sinnoh, dove ce la ficchi una terra selvaggia? Come già altri creators hanno fatto notare, tanto qui in Italia quanto all'estero, i sotterranei della regione potrebbero essere effettivamente una valida soluzione. Parliamo del primo multiplayer che Pokémon abbozzò concretamente, con una formula che nel bene e nel male è sopravvissuta fino alle terre selvagge, passando dall'intramondo al Festiplaza. In questi luoghi, collocati al di sotto di Sinnoh, era possibile rinvenire degli oggetti rari, esattamente come nelle terre selvagge, era possibile parlare con giocatori di un'altra console e ricevere da loro degli strumenti, esattamente come nelle terre selvagge, e cosa più importante, era possibile viaggiare per chilometri per l'intera estensione della regione in superficie. Certo, non erano un open world, ma si prestano molto ad esserlo. C'è un unico problema però, che la gente a volte sembra voler evitare quando parla di questo. I sotterranei infatti non permettono in quarta generazione l'incontro con Pokémon, e se c'è un'unica cosa che nelle terre selvagge a mio avviso funziona davvero bene sono le creature che le pullulano. E allora non basta, come altri hanno fatto, dire che i sotterranei potrebbero essere delle nuove terre selvagge, ma bisogna anche andare a chiedersi come cambieranno qualora fosse così, e soprattutto se cambieranno. Che restino nello stile di quarta generazione penso che sia abbastanza impensabile, ma dunque che si fa? Li lasciamo vuoti? Ma che pro a questo
questo punto sprecare così tanto spazio. Per una meccanica che poteva sembrarci figa nel 2004, ma che se riproposta ad oggi a Sinnoh sarebbe terrificante. Potremmo trovarli modificati, magari con ambientazioni diverse a seconda del punto di Sinnoh in cui essi si collocano. Per intenderci, nel sotterraneo che passa sotto il bosco di Evopoli potremmo vedere dei Pokémon di tipo erba apparire, oppure sotto uno dei tre laghi di Sinnoh potrebbe esserci una falda acquifera in cui si radunano Pokémon di tipo acqua. È così inverosimile pensare a dei sotterranei di Sinnoh che non siano tutti uniformi come quelli di quarta generazione, ma che cambino a seconda di ciò che vi è in superficie? Non lo so, ciò che è certo però è il problema. È difficile immaginare, anche tentando di entrare nella mente di una casa videoludica, che ciò che è stato proposto in Pokémon Spada e Scudo sia un exploit, ma piuttosto che sia un punto da cui partire. E allora credo che una soluzione in un qualche modo vada trovata. Ad oggi ovviamente è presto per darci delle conclusioni chiare e circolari, e infatti il video di oggi è un bruciapelo, altrimenti probabilmente sarebbe stato un critical hit. Ma potremmo avere tra le mani quella che perlomeno è una soluzione plausibile, e soprattutto una soluzione con una buona longevità. Se Sinnoh ai sotterranei, Unima all'intramondo, che creerebbe da un punto di vista di sviluppo molti meno problemi a livello di concept rispetto ai sotterranei. Insomma, le potenzialità ci sono, e l'idea che possano aver già trovato una soluzione a ciò che in questo momento mi sto domandando mi fa sorridere. Spero soltanto che non ci si affretti troppo nel trovare una quadratura e remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, dei quali sarà sicuramente difficilissimo venire a capo. Bene ragazzi, io spero che questo bruciapelo vi sia piaciuto. Se è così, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale, e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.